Salve, sono Attilio Quintilia e vi parlo qui dal mio studio di Deruta. Tra le domande che mi sono fatto in questo periodo di quarantena, è giusto stare in casa? Credo di sì. La risposta è sì. Il primo obiettivo è quello di non ammalarsi. La seconda domanda è quanto durerà il distanziamento sociale che mi sono fatto? Non lo sappiamo. Questione di mesi. Non lo sappiamo. La terza domanda, quella più complicata, è che mondo troveremo dopo questo periodo? Io credo troveremo un mondo un pochino diverso, un po' trasformato. I miei progetti sono rimandati. Non lo so a quando. Credo però che la riflessione più giusta che ho fatto è quella che, no, che non mi posso fermare. Io non credo che chi ha la possibilità di lavorare specialmente nel mondo così dell'arte debba fermarsi. Ed io voglio, e quindi ho deciso di continuare a lavorare. Ovviamente i progetti che avevo in corso sono sospesi, non posso portare avanti quelli. Adesso bisogna considerare questa situazione in qualche misura. Allora, ho deciso di sfruttare il web, fermo restando che siamo appesi a un po' di corrente e una linea internet. Diamo per scontato questo fatto. Non è scontato, però ancora ce l'abbiamo a disposizione. Allora ho deciso di dar vita a dei, non li chiamerei i progetti, dei spazi di comunicazione piccoli e sono interessanti per me perché faccio quello che, come sempre, quello che ritengo opportuno in quel momento. Quindi in questo momento ritengo opportuno questo. Ho dato vita a dei piccoli progetti che porterò avanti attraverso questi video. Allora, ve li racconto. Il primo è parlare di libri. Voi sapete che io, non so se tutti sanno che io sono anche presidente dell'associazione Frimocco e quindi della casa editrice Frimocco. Abbiamo editato non tanti libri, una ventina circa, e quindi quando vedete la mia faccia con scritto libri, sappiate che vi sto presentando i libri che questa piccola casa editrice ha editato. Rivivremo mostre che altrimenti sarebbero soltanto nei ricordi, specialmente degli artisti. Io che ero in genere presente all'organizzazione di queste mostre, alla realizzazione di questi libri e poco altro. Per cui attraverso questi libri di mostra, i nostri libri sono legati alle manifestazioni che abbiamo realizzato all'interno di questa house gallery che si chiama Frimocco's House. E quindi queste, e voglio dimostrare l'importanza del libro d'arte legato ad eventi, sono dei contenuti che noi realizziamo insieme agli artisti, ovviamente, che sono gli artefici, è tutto in proprio. Quindi c'è la mostra, organizziamo la mostra, organizziamo tutto quello che è l'allestimento, tutto, realizziamo il libro di mostra e nel libro di mostra ci ha raccontato tutto. A distanza di anni vi dimostrerò con questi piccoli video di presentazione delle pubblicazioni che abbiamo realizzato che i libri sono importanti. Quindi troverete una serie di video nei prossimi giorni, verranno senza una cadenza particolare. Quando avrò voglia. Gas, scusate, Gas è il mio gatto, ma sta cercando di infilarsi dentro la mia scultura. Guarda che ti porto da Graziella. Graziella è la presidentessa della Lab, ma lo scotendo questa. No, 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 io voglio bene, scherzo, scusate. Un'altra idea che ho avuto è, noi siamo immersi nel mondo della ceramica, e quindi la ceramica è il mio mondo, non posso. E quindi farò una serie di pillole, questa volta le ho chiamate pillole di ceramica, in cui tratterò argomenti
Io non faccio corsi, non ho mai fatto corsi, quindi non vi preoccupate, non è un corso. Sono considerazioni, riflessioni sulla ceramica, partendo dalla tecnica, quindi dalle fasi della lavorazione, in particolare della maiolica, perché la maiolica è quello che ci caratterizza qui come antica tradizione della ceramica a Deruta. Quindi questa serie di video legati e vorrei trattare argomenti legati alla ceramica e non solo, legati anche al mondo poi delle mostre, il mondo di tutto quello che ruota intorno a, diciamo, una ceramica contemporanea. Questo è il mondo che mi interessa. E quindi affrontare diverse problematiche con questi video. Anche questi avranno una cadenza, adesso non so bene quanto riuscirò a. Ma diciamo di ogni tanto, di qualche giorno, diciamo, potrebbe arrivare uno di questi video. Per cui se vi interessa, seguiteli. Se non vi interessano, lasciate perdere, cambiate, andate da un'altra parte, senza nessun problema. Terzo aspetto fondamentale. Invito tutti gli artisti ceramisti, ma tutti gli artisti senza limite di tecnica. Tutte le opere, vedete che io sono sempre presente in questi video sulla ruota del ceramista, vedete anche oggi ho messo ogni giorno metto un mio lavoro, piccoli lavori ovviamente per quelle che sono le dimensioni di un video, no? Però questi lavori sono tutti in vendita. Credo anche, voglio fare un'altra riflessione, credo anche a un e-commerce di tipo diverso. Che non risponde alle logiche delle grandi aziende, delle multinazionali, ma un po' è a confronto come il piccolo negozio, no? Siamo qui nel mio studio, ci sono io con la mia faccia e vi propongo un mio lavoro. L'e-commerce sono io, non è un carrello anonimo, anche perché ho notato. Ho fatto un'altra riflessione sempre in questi momenti in cui che la scultura ha tre dimensioni, no? Questo non è che ho scoperto niente. Però attraverso questo modo, sulla ruota del ceramista, questa tra l'altro è di mio nonno, la scultura può essere vista in tutte le sue dimensioni. Allora, insomma, tutte queste sculture sono anche in vendita. No, anche, sono in vendita. Parte il cavalluccio marino che è la figura ben augurata. Per cui ci saranno dei video in cui presenterò anche i miei lavori. Insomma, dar vita a un po' di argomenti attraverso questi video per stimolare, vedere se c'è questo distanziamento sociale può essere superato dal web in maniera positiva, attraverso magari delle discussioni, ma non. Francamente, sulla situazione attuale, io non credo che ne parlerò mai più, non credo di aver nemmeno detto la parola che tutti dicono. Insomma, sicuramente questo momento ci influenza, però io voglio parlare di ceramica, voglio parlare di libri, voglio parlare del mio lavoro e ho questo canale in questo momento a disposizione e questo utilizzerò. Siamo ai saluti. I video saranno brevi, non vi preoccupate, se no mi annoio anch'io, figuratevi voi. Il gatto se ne sta andando. Bene, allora vi saluto. Io è tanto tempo che faccio questo saluto, quindi non lo faccio da oggi. Non lo prendete in relazione a quello che sta accadendo, ci sta accadendo intorno. Ma questo saluto viene da lontano. Il grande viaggiatore Cipriano salutava tutti dicendo. State sani. Ciao.